Per le aree interne piegate dal Covid-19 e da tutte le limitazioni riguardanti spostamenti e attività, l'arrivo della carovana rosa rappresenta una boccata d'ossigeno, un'occasione di rilancio dopo un anno di buio assoluto. Lo sanno bene gli amministratori delle aree interne. Nell'Aquilano, dopo la presentazione del giro, già si inizia a pianificare il maggio rosa. Del resto l'Abruzzo è protagonista con 3 partenze di tappa e un arrivo. La 9ª tappa infatti sarà tutta in Abruzzo, partenza da Castel di Sangro con arrivo a Rocca di Cambio, mentre il 18 maggio sarà L'Aquila città di partenza della 10ª tappa. Abbiamo parlato del giro e delle occasioni che potrà dare con Angelo Caruso, in doppia veste di presidente della provincia e sindaco di Castel di Sangro. Quindi un'occasione per rappresentare al mondo intero, al mondo del ciclismo, ma a tutta la platea a cui si rivolge il Giro d'Italia, quella che è la caratteristica dell'Appennino abruzzese. Un'occasione che non vogliamo perderci, quindi esprimeremo il massimo sostegno. Daremo forza, corpo e sicuramente arricchiremo questi eventi di altre iniziative perché si carichi di interesse, di entusiasmo, di aspettative. È senz'altro quell'occasione per lanciare un momento di ripartenza della nostra provincia, delle nostre comunità, delle nostre città, dei nostri borghi antichi. Un'occasione che senz'altro coinciderà con l'allentamento delle misure, sicuramente un'occasione per ripartire, per ridare corpo, forma, sostanza a tutta quella che è la capacità turistica del nostro sistema provinciale. Castel di Sangro, peraltro, per la prima volta ospita un evento del genere, dunque una valenza anche storica per quella comunità. Un evento importante e storico per la nostra comunità perché per la prima volta è interessata dal Giro d'Italia. Da una partenza che è un evento significativo da un punto di vista sportivo, ma è un evento che determina anche una grande visibilità, che è dedicata al mondo del ciclismo, al mondo dello sport in generale. Per quello che è l'evento ciclistico più blasonato della storia del ciclismo italiano ed europeo. È quella occasione a cui noi riserviamo importanza. Ed è per questo che organizzeremo eventi a conforto, a sostegno.